Lazio, Pedro, ritiro? Ora non ci penso. Il laziale Pedro allontana l'ipotesi ritiro rimandando ogni discorso, sottolineando come ne parleremo a fine stagione. Adesso non ci penso. Ora penso solo al campo e lo farò fino a che il corpo e la testa stanno bene. In questo momento mi sento bene in questa squadra, è un momento speciale qui alla Lazio per me. Il cambio di mentalità ce lo ha dato il mister, ci sono tanti giovani per fare un progetto a lungo termine. Arsenal, in bilico il futuro di Sterling. Raheem Sterling potrebbe dire addio all'Arsenal al termine di questa stagione. Secondo quanto riportato da Goal, i Gunners non avrebbero alcuna intenzione di riscattare l'attaccante, che quindi rischia di far ritorno al Chelsea una volta concluso il prestito. Arteta avrebbe già in mente i suoi possibili sostituti. Norwich, Wilshere entra nello staff tecnico. Con una nota ufficiale, il Norwich ha comunicato che Jack Wilshere è entrato a far parte dello staff tecnico di Johannes Thorup. L'ex calciatore dell'Arsenal approda in Championship dopo l'avventura sulla panchina nelle giovanili dei Gunners, con cui nella la stagione 2022-23 aveva conquistato la finale di FA Youth Cup. L'allenatore aveva bisogno di un nuovo assistente dopo la partenza del vice Pelash. Napoli, Atalanta e Milan pensano a Raspadori. Giacomo Raspadori potrebbe lasciare il Milan a gennaio. Sul duttile attaccante ex Atalanta del Sassuolo, riferisce La Repubblica, ci sarebbe l'interesse di Atalanta e Milan in vista del mercato invernale. Bayern Monaco, Kimmich, Barcellona? Non ci penso, MA. Visto l'accordo per il rinnovo non ancora raggiunto con i bavaresi, il centrocampista del Bayern Monaco Joshua Kimmich è stato più volte accostato a diversi top club europei. Tra questi c'è anche il Barcellona, avversario oggi in Champions League, e in conferenza stampa il tedesco ha parlato così di un suo possibile passaggio in Blaugrana. Non ci sto pensando, ma non bisogna mai escludere nulla nella vita, né nel calcio. Il Barcellona e la Spagna hanno avuto un grande impatto. Quando ero piccolo ammiravo Xavi e guardavo sempre le partite con Guardiola in panchina, erano un modello. Roma, Ilunga URIC, esonero? A me non manca nulla, zero scuse. Intervenuto in conferenza stampa, Ivan Juric ha parlato anche del suo possibile esonero in caso di KO con la Dinamo Kiev in Europa League. Parlo costantemente col direttore sportivo, a me come persona non manca niente per lavorare bene, ha detto il tecnico croato alla vigilia della sfida europea. Attaccarsi alle scuse è da deboli, dobbiamo arrivare alla partita e mangiarli. Le prestazioni ci sono, i giocatori anche, mancano i risultati. Da domani voglio vedere delle cose, il gol preso a Monza non l'ho mai preso nella mia vita, da domani voglio altra cattiveria, anche giocando meno bene. Manchester City, ipotesi MLS per De Bruyne. Kevin De Bruyne è ormai all'ultima stagione di contratto con il Manchester City e non si sa ancora cosa farà il prossimo giugno. Secondo il Mirror, il club e l'entourage del calciatore starebbero discutendo di rinnovo, ma è probabile che il belga prenda altre strade al termine del campionato. Il centrocampista avrebbe infatti espresso il proprio desiderio di finire la carriera in Major League Soccer, piuttosto che in Arabia Saudita come molti invece sostenevano. In America, stando alle indiscrezioni, il San Diego sarebbe il principale indiziato per ingaggiarlo. Il club entrerà nel campionato a partire dal 2025 e garantirebbe a De Bruyne lo stesso stipendio percepito ai Citizens. Manchester United, ID e a Xavi per LA Panchina. La panchina di Erik ten Hag sembrerebbe ancora in bilico nonostante l'ultima vittoria del Manchester United contro il Brentford.
Nelle ultime settimane sono stati diversi i nomi del suo possibile sostituto, ai quali si aggiunge Xavi. Secondo il Daily Mail, infatti, l'ex tecnico del Barcellona sarebbe il primo obiettivo in caso di esonero dell'olandese. Inoltre, negli ultimi mesi ci sarebbero stati addirittura due incontri tra la dirigenza dei Red Devils e lo spagnolo. Juventus, ufficiale Perin fino al 2027. Ora è ufficiale. Mattia Perin ha rinnovato con la Juventus fino al 30 giugno 2027. Lo ha comunicato il club bianconero. Un rinnovo di contratto che viene ufficializzato oggi mercoledì 23 ottobre 2024, dopo la sua grande prestazione di ieri sera contro lo Stoccarda, parando anche un calcio di rigore, ma che purtroppo non è bastata per evitare la prima sconfitta stagionale tra tutte le competizioni, si legge nella nota. Lazio, accordo vicino per il rinnovo di Mandas. Arrivano importanti novità per quanto riguarda i rinnovi in casa Lazio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Christos Mandas dovrebbe firmare il prolungamento del contratto entro la fine del 2024. Il portiere greco, legato ai biancocelesti fino al 2028, dovrebbe così siglare un accordo per un'altra stagione con conseguente adeguamento economico, passando dagli attuali 100.000 euro a stagione a 800.000 più bonus. Lipsia Lukba, il rinnovo fino al 2029 è ufficiale. Adesso è anche ufficiale. Castello Lukeba ha rinnovato il proprio contratto con il Lipsia fino al 2029. Allungato quindi di un anno la scadenza del legame in essere tra il difensore e il club teutonico. Juve, Motta, rosa corta, mercato condiviso con società. Con Milik ai box, Thiago Motta si è ritrovato a far entrare Aziz dalla panchina al posto di Vlahovic con lo Stoccarda. Stuzzicato sul tema, il tecnico portoghese è stato chiaro ai microfoni di Sky Sport: se siamo corti in attacco. Ogni scelta è stata condivisa con la società. Serie B, Catanzaro, tentazione Ranieri per Elie Panchina. Se solo qualche giorno fa Claudio Ranieri aveva dichiarato di restare alla finestra per un possibile ritorno in panchina, ora potrebbe esserci una squadra di Serie B tentata a ingaggiarlo. Secondo Tutto Sport, si tratta del Catanzaro, con solo 9 punti in altrettante giornate la posizione di mister Fabio Caserta sarebbe in bilico. Per l'ex tecnico del Cagliari si tratterebbe di un ritorno, visto che con la maglia del club calabro ha disputato tra Serie A e B 225 presenze da difensore.